sono pienissima. Come potete vedere, abbiamo appena finito di mangiare. Aurora, tu sei piena o hai ancora qualche buchetto per inserirci, non so, il gelato, le ciliegie, la frutta? Sono piena. Ecco, è piena, sì, in effetti ha mangiato come un maialino. Ah, ciao leoncini, io ho mangiato tanto. Sto cercando di fare attività fisica alla mia pancia da seduto. Secondo i calcoli, se faccio 1, 2, 3, dovrei dimagrire, no? Soprattutto perché ho mangiato tantissimo. Ma io il gelatino me lo mangerei, Laura. Vuoi il gelatino? Vado a prendertelo. No, papà, andiamo in piscina. Cosa? Dov'è che vuoi andare? Tu non ho capito. In piscina. Ma sei pazza, non vedi che è notte praticamente? È troppo scuro, è troppo tardi per andare in piscina, Aurora. Ma Laura, voglio andare in piscina. Non ci possiamo andare, però è bello andare in piscina. Si può andare anche notte, col sole. Tutto ci può fare. Beh, dai, Lauretta, per una volta potresti fare un'eccezione alla regola. Stiamo poco poco, te lo promettiamo. Così poi usciamo e se facciamo i bravi mangiamo anche il gelato. Però non stiamo tantissimo, poco poco. Per una volta lasciaci fare qualcosa di diverso. E dai, Auri, diglielo anche tu. Per favore, Laura, possiamo andare poco poco, per favore. Vi ho detto di no. A parte il fatto che devo sparecchiare tutte queste cose qua, quindi a prescindere io in piscina non ci verrei. E poi papà Mike, tu che sei grande, dovresti dire ad Aurora che non si può andare, è troppo scuro. Ho un'idea. Vedete, la mollettina qua mi ha fatto venire una super idea. Allora, facciamo una cosa bella. Ci sono due cose da fare. Noi vogliamo andare in piscina, però dobbiamo preparare la tavola. Quindi facciamo che noi andiamo in piscina e tu prepari la tavola. Tutti facciamo qualcosa. E quando hai finito di preparare la tavola, ci chiami e noi corriamo subito dentro. Te lo promettiamo. Di Laura, ti prego. Una bellissima idea, devo dire, papà Mike. Ma che è bruttissima questa idea. No, non mi piace questa tua iniziativa. Però facciamo una cosa, voi andate in piscina, io finisco di preparare le cose qua, metto tutto dentro in casa e quando vi chiamo dovete uscire immediatamente. Va bene, te lo promettiamo, Laura. Me lo prometti? Speriamo. Quindi possiamo andare. Cosa ti devo dire, Aurora? Sì, potete andare. Non voglio dirlo con troppa allegria, perché io sono la penso al contrario. Sì! Yeah! Sono una volta che l'avessi convinta, infatti, guarda. Questo è il mio costume. E questo è il tuo, Auri. Cambiamo, ci andiamo subito in piscina. Sì, dai, papà, andiamo, forza! Tocco! Auri, dobbiamo fare super veloce, quindi facciamo il nostro giro magico. Sei pronta? Leoncini, ci cambiamo subito! 3, 2, 1... Oh! Oh! Auri, che bel costume che hai! Leoncini, che cosa è andato storto? Sei sempre il solito, papà Mike. Non cambierai mai e poi mai! E tu invece, Aurora, bravissima, ti sei messa il costume? Perfettamente! Sembrava strano andarsi tutto dritto. Auri, sei pronta? Sì! Entriamo! Vai tu. Prima vado io, ogni volta prima devo andare io, vai prima, te questa volta, no? Dai, vado prima, io vado prima io. Papà, prendi la pompa della piscina, se no li faccio male. Tranquilla, no, tranquilla, tanto non sai rifacciare queste cose. Papà, l'hai chiusa. L'ho già chiusa, puoi andare dentro. Io papà, levo il mio orologio. E questa volta non deve finire l'acqua, lo metto qua. Cerchiamo di evitare tutti i danni che Aurora ha già fatto in passato. Papà, vai, ho capito, sto andando Aurora, mannaggia, non hai il minimo di pazienza, Vediamo com'è Leoncini. Com'è? Ah, caldissimo Aurora, sembra di essere al Polo Nord. Dai papà. Aurora, sei sempre la solita, mannaggia, combina guai. Dai, muoviti, vieni. Un attimo. Sì, dai. Gira faccia da sola. Sai che la fai da sola tanto. Guardate Leoncini che bravo. Ti sbrighi? Sbrigati! Laura, ci dai gonfiaboli? Oh, Auri, metti i gonfiaboli! Sì, Laura, i gonfiaboli! Tutti e due, sì, la ciambella, che il materassino, così giochiamo con un gonfiabile a testa! Io prendo la
ciambella. No, io la ciambella, dai. Facciamo un campo. No, io la voglio la ciambella tutta io, la voglio. Dai, no, tutta io, dai, Aurea, ogni volta sempre te la ciambella. No, facciamo una cosa, facciamo una cosa bella. Tu ti prendi il materassino, io la ciambella. Tu ti prendi benissimo, io la ciambella. Va bene, ogni volta l'avevi vinta. Tu fa che mi arrangio col materassino. Ecco, già con le prime richieste, ma cosa volete adesso? In realtà non vi ho detto né sì né no per i materassini e per la ciambella. Voi state già dando per scontato che io ve li vado a prendere. Però facciamo una cosa, ve li vado a prendere. Perché io sono molto buona. Accidenti, pure il coltello mi è caduto. Arrivo. Si potrà, si divertono e far prendermi anche i materassini. Ma io non lo so. Vabbè, vado a prendere il materassino. Ah, gonfiabili, venite a me. Mi servite anche oggi. E una. Ah, sto volando l'altra ciambella. Ah, e due. Siamo lì. Ora. Ahia. Mi sono fatta malissimo. Dai, Laura, passati i gonfiabili, tira, tira. A me la ciambella, a me la ciambella, a me la ciambella. Tira, tira, tira i gonfiabili, tira, 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 tira. State calmi, arrivano. E una, e due. E una, e due. Dammi la ciambella, Aurora, è mia ciambella. Una giornata questa. È mia ciambella, è mia ciambella, è mia. Oh, sei sempre la solita, Aurora. Io sto su questo allora e non mi disturbare più. Oh, si sta bene lo stesso, li uccidi. Ho vinto io, la ciambella è mia. Ma smettila, avrecami il pollicione, brutto. È mia la ciambella, è mia la ciambella. Ah, ogni volta sempre la stessa storia. Vuole sempre vincere e avere tutto lei. Ma ti sembra normale, papà Mike, che ti metti a litigare con una bambina di 3 anni perché vuoi la ciambella? Allora scegli questo gonfiabile e tu usa l'altro. Meno male che adesso porto queste cose dentro e non vi vedo più litigare, perché io non sopporto le persone che si mettono a discutere per delle sciocchezze. E vi ricordo che tra poco io ho finito di sistemare tutto, quindi dovete uscire dalla piscina. Sì, 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 non ti preoccupare, noi fra poco usciamo. Questa volantina non mi sento più, posso anche levarla. Dai, vita, dai, signorina, via, si parte! Ragazzi, è passata mezz'ora, dovete uscire. Ma dove sono finiti? Ehi, ma non ci sono. Secondo me sono sotto il canottino. Papà, ti ho visto. Ah, ciao Laura. Ah, grazie Aurora. Come hai fatto a vederci, Aurora? Eravamo così invisibile. Usciamo, usciamo. Non ti arrabbiare, usciamo. Cosa ti arrabbia? Come faccio ad arrabbiarmi? Eravate invisibili, non si vedeva proprio. Fuori dalla piscina per adesso, forza, forza Aurora. Papà Mike, veloci. Dai Auri, vai, 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 che questa si arrabbia. Mannaggia. Vabbè, 2 secondi ci siamo stati. Fai piano, anche solo che cari ti spacchi la testa. Papà, vai giù, prima vado io. E vai, vai però, sai che ho freddo anch'io, eh. Mannaggia. Calmati. Calmati tu. No, tu. Mi sono entrato prima io, dovevo uscire prima io. Dai, giù, giù, giù. Dai, Audi, andiamo a farci la doccetta. Il nostro bagnetto ce lo siamo fatti. Per fortuna, siamo riusciti. Ma papà, io volevo andare con la piscina. Aurora, l'ha detto di no, quindi è no, non insistere, dai, che poi sai com'è fatta. In realtà ha ragione, l'avevo appena finito di mangiare. È già stato uno strappo alla regola. Tu fai, ma non è lo stesso. Cosa? Non ho capito. Niente, a 3 anni, già comincia a parlare da sola. Ma ti sembra possibile questa cosa? Dai, Aurora, su, dentro che ci laviamo, che puzza. Mamma mia, aiuto. Mi sono pure mangiato le volte, che male che mi sono fatto. Puzza, mi sono pure fatto male. Oh. Leoncini, come siamo? Siamo belli puliti. E intanto anche io sono belli puliti. Quindi siamo pronti a fare un super gioco, Auri. Mamma, papà, io sono stanca. Ah, sei stanca? Ma è prestissimo, Auri.
Che devo dire? Cosa vuoi fare? Vuoi andare a letto? Sì, voglio andare a letto. Ciao. Ah, papà, tu sai cosa ti dico? Non vuoi essere subata, ciao. Ah, va bene, stai tranquilla. Non ti ho mica fatto niente. Vai a dormire, ciao. Uffa, io che volevo giocare a qualcosa, dovrei trovare qualcosa da fare. Ah, ho dei brufolini. Ho un'idea. Aspetto solo che tutti vanno a letto. E poi vedete con la forza, siete pronti. Ecco, ho finito tutto. Ora possiamo andare finalmente a letto. E mancherebbe solo l'immondizia, ma facciamo una cosa. La faccio portare fuori da papà Mike domani mattina. Sì, sì, meglio così. Andiamo a riposarci! Così dovrebbero darmi via i punti neri. Che dite, leoncini? Ho trovato questa maschera. Comincia a tirarmi tutta la faccia. Che schifo. Come funziona? Ho trovato questa maschera della Laura Dina. Non so cosa serva. Preferisco! Ma papà Mike, ma che cos'hai sulla faccia? Lauretta, stai tranquilla! Ho trovato questa tua crema! Penso sia una maschera assorbente! E l'ho messa perché ero pieno di brufolini il sole! Mi fa venire fuori i brufolini in faccia! Lasciami tranquillo, dai! Ah, non capisci proprio niente! E poi è una maschera per le femmine! E non si usa per i brufoli, bensì per i punti neri! E poi? Non dovevi giocare con Aurora? Sì, lo so! Dovevamo giocare insieme! Però cosa devo dirti? Lei ad un tratto fa... Papà! Sono stanca, voglio andare a letto! Non è da Aurora, Laura! Vai a vedere te! Io non so più cosa fare! Mi ha lasciato da solo, sono qua che devo praticamente mettermi la pomata per i punti, per i libri foretti! Una volta a quest'ora saremo fuori a giocare a nascondino, a fare qualcosa! È proprio cambiata Aurora! Non lo so perché... Senti, non mi interessa cosa hai da dire su quella maschera! Vado a salutarla io, Aurora, e vedo anche come sta, se va tutto bene, gli do il bacino della buonanotte e la saluto. Salvami Laura, devo dormire. Aurora! Oh no! Ma sta già dormendo! Buonanotte, piccolina! Ma da quando si addormenta così velocemente? Boh, è strano che Aurora prenda il sonno così. Vabbè, facciamo una cosa, spengo la luce e accendiamo la sua lucetta. Buonanotte, Auri. Devo fare piano. Perfetto. Se n'è andata. Ora gli dico il mio piano. Accendo la luce. Vi racconto. Prima di mettere il pigiama, guardate cosa ho sotto. Il costume. Adesso corro in piscina. Prima levo il pigiama, però. Oh, ecco così. Ok. Sono pronta. Andiamo. Altrimenti si accorgono. Spengo la luce e la porta. Guarda, hai lasciato tutto in giro. Ma ti sembra normale? Ah, vabbè, Laura, cosa vuoi che succeda? Cosa ci fa una conchiglia di Aurora? Guarda che strano che fa questa cosa in faccia! Ah, io non ho parole. Mi sta tirando tutta la pelle! Oh! Evviva! Non mi hanno visto! Ora passo nella piscina! Sono pronta a entrare, vado! Mike, io mi metto a letto che oggi sono stanchissima. Ma hai chiuso tutto? E soprattutto spento tutte le luci? Penso manchi solo la tapparella della sala e le luci fuori. Vado, già so che stai tranquilla, non dimmi niente, vado. Oh, già so come va a finire altrimenti. Poi quando torno, io già ti avviso, mi metto col mio telefonino e con le cuffiette a guardarmi un film supersonico, così non puoi dirmi parole che ci sono troppi rumori. Ah, sempre la solita. Pellicola, che schifo, mi dava proprio fastidio al naso. Allora, tapparella giù, altro fuori, non c'è più nessuno. E chiudiamo la luce. Ma cos'è stato questo rumore? Boh, vabbè, cargo, vado in piscina. Ti posso soltanto in piscina? Oh, oh,
Ma con la tartarugliello perché si prende la luce? Fammi andare a vedere. Ah, vado a vedere. Eccoci qua. Laura! Oh! Laura! Laura! Niente. Le uccini, Laura ha un problema. Quando parte col sonno non sente nemmeno se lanciano una bomba qua vicino a casa. Vabbè, io ho chiuso fuori, chiuso le luci, chiuso la tapparella. Sapete che faccio ora? Mi guardo il mio filmetto. Senti qua, sembra di essere allo stadio con uno che russa. E così vado proprio in un altro mondo. Ah, così non ti sento più. Scorreggiona di una russona. E ora voglio un bel filmetto. Leoncini, questo è proprio bello come video. Oh no, hanno chiuso tutto. Leoncini, sembra che ho fatto un ossovaio. Come faccio a entrare? Sono tutta la notte fuori. Leoncini, e se vedi ma che male, per non perdere il subio, gli ho tirato anche la campanellina per non perdere il subio. Dai Leoncini, rimango fuori tutta la notte, che paura.